Oh, daar is hij. De eerste voorhandwinner van Roger Federer. 40-30. Een ace. En der auch noch drauf. Oh, nein, nein, gut, der war nicht so geplant. Also wenn du den so spielen willst, wird er dir wahrscheinlich nicht gelingen. 40-30. Che passante. Allora, non che la palla di Stepanek fosse particolarmente cattiva, però era profonda. Beh, comunque, insomma, considerato anche il campo che schizza, la palla era a 10 cm dalla riga di fondo e lui praticamente in controbalzo. Era, diciamo, volendo fare una... Voilà. Palla ricevuta? 40-30, match point. Cosa ha fatto? È vero che, insomma, farlo a Stepanek, che tutto sommato ti offre un ritmo di partita, una palla più abbordabile, non è come farla a Nadal, ma insomma, lezioni di tennis. How good was that volley? Very good here at the start of the second. Oh, no way! Where did he find that from? Well, that's ridiculous, isn't it? And he is on the dead run here, and he's created the most exquisite angle. Oh! A piece of magic. A weapon has been sharpened coming into this final. He's up for it, isn't he? Championship point. Federer is a four-time champion in Basel. It's a history-making day in his hometown.